Iniziantine, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Giordana e questo è un nuovo video. Come avrete visto dal titolo qui sotto, quello che facciamo oggi in realtà è spiegarvi un po' come funzionano i libri di Leigh Bardugo. Non facevo una guida da un bel po' di tempo, però in vista della serie TV mi sono arrivati tanti messaggi come cosa leggo per primo, prima Tenebre e Ossa, prima Sei di Corvi, è necessario leggere tutti i libri della Bardugo per poter comprendere appieno la serie TV. Ecco, oggi dissipiamo un po' tutti questi dubbi. Prima di cominciare, come al solito vi ricordo che qui sotto l'info box ci sono tutti i link ai miei social, in particolare Instagram e TikTok, che sono i social che utilizzo di più, dove vi parlo di libri, film, serie TV, Funko Pop, Corea e tante altre cose. Vi ricordo inoltre che qui sotto c'è il link alla mia affiliazione Amazon, dove se comprate da là io riceverò una piccola percentuale, a voi non sarà aggiunto nessun sovrapprezzo, che mi aiuterà a mantenere Instagram ed il canale. Detto questo, direi di cominciare. Allora, come leggere Leigh Bardugo? Ci sono innanzitutto due ordini di lettura per il Grishaverse, c'è chi legge prima Tenebre e Ossa, chi legge prima Sei di Corvi. Io sono stata una di quelle che ha letto prima la trilogia di Sei di Corvi. Parto col dirvi che non c'è niente di male, se volete leggere prima Sei di Corvi potete assolutamente farlo. C'è un piccolo spoiler di Tenebre e Ossa, ma che non è neanche uno spoiler, perché finché non leggete Tenebre e Ossa, non arrivate fino alla fine di Rovini e Ascesa, voi questo spoiler non lo capite. A me è stato detto perché io ho letto addirittura prima Sei di Corvi, poi ho letto Tenebre e Ossa ed era una cosa così insignificante che nemmeno mi sono accorta di essermi fatta questo spoiler. Quindi in realtà sta semplicemente a voi. Io però personalmente vi consiglio di partire da Tenebre e Ossa, di non fare il mio stesso errore, non per lo spoiler in sé, bensì per il fatto che Tenebre e Ossa, essendo stato scritto prima, ha uno stile molto diverso da Sei di Corvi, che è stato scritto diversi anni dopo. Tenebre e Ossa, infatti, io per mio gusto personale non l'ho apprezzato appieno proprio per lo stile, che si vede che è uno stile meno maturo rispetto a quello di Sei di Corvi, meno incalzante e insomma meno un po' tutto, mentre chi ha letto prima Tenebre e Ossa ha detto che sì, è un crescendo, perché sicuramente Sei di Corvi è migliore di Tenebre e Ossa, però Tenebre e Ossa non è così male come lo reputo invece io, non che non mi sia piaciuto, però ha tante pecche. E avendo letto effettivamente prima Sei di Corvi, che invece è quasi perfetto, queste pecche risaltano ancora di più agli occhi, mentre ovviamente se leggi prima Tenebre e Ossa, non avendo altri paragoni con i libri della Bardugo, sicuramente è una cosa che noti di meno. Direi adesso di passare al Grishaverse per poi parlare dell'altro libro che ha scritto la Bardugo. In questo video parlerò solamente dei libri in italiano, vi dirò gli altri libri presenti in inglese, ma non ve ne parlerò perché non li ho ancora letti, quindi non posso dirvi granché. Se volete partire dalla Grishaverse, il primo libro che dovrete leggere sarà proprio Tenebre e Ossa, che parla appunto di Alina, l'Oscuro e Mal in queste vicende di una Rafka antecedente di un paio d'anni rispetto alle faccende che avvengono in Sei di Corvi. Subito dopo va letto Assedio e Tempesta, che è il secondo volume, sempre anche questo vede le vicende di Alina, Mal e il Darkling. E poi Rovine Ascesa, che vi metto qui, io l'ho letto ma non ho ancora il cartaceo, anche se lo comprerò, quindi nel frattempo ve lo metto qui. Ed è, come vi dicevo, la parte del Grishaverse, questa trilogia, che effettivamente mi è piaciuta di meno. Anche se il finale è un degno finale, con le giustizie e ingiustizie che poi fondamentalmente io desideravo, quindi sono stata contenta di come sia andata a finire. Subito dopo aver letto quindi Tenebre e Ossa, Assedio e Tempesta e Rovine e Ascesa, potrete passare alla trilogia di Sei di Corvi, ambientato un paio d'anni dopo le vicende di Tenebre e Ossa, e che non vede più le vicende di Alina, Mal e Darkling, bensì di Kaz, Inej, Jasper, Nina, Matthias, Willan, che diciamo che è un personaggio che non si vede proprio apparire fin da subito, ecco. Avviene a Ketterdam, quindi si trova in una città diversa di Rafka, che è il continente, rispetto a quella in cui si ambienta Tenebre e Ossa, e appunto anche, come vi ho detto prima, in un tempo diverso. Dopo aver letto Sei di Corvi dovrete ovviamente leggere Il Regno Corrotto, che è il sequel e che si dice, cioè dovrebbe in teoria essere l'ultimo volume della trilogia, però la Bardugo ha detto che le piacerebbe scrivere un terzo volume, che a me non dispiacerebbe perché c'è una cosina che è rimasta un po' lì che mi piacerebbe vedere più sviluppata.
vedremo se lì farà appunto un terzo volume, io sarò ovviamente strafelice di comprarlo. Adesso diciamo la cosa fondamentale: cosa devo leggere per poter guardare Shadow and Bone? Partendo dal presupposto che ovviamente chi vuole può vederla senza leggerlo, ma per un'esperienza di visione migliore consiglio di leggere prima i libri, anche perché la serie è davvero molto molto fedele. Allora, dovete leggere sicuramente Tenebre Ossa e Sei di Corvi per poter capire tante cose di Shadow and Bone, perché mentre Tenebre Ossa è fedelissimo, cioè identico, prendete dialoghi, ambientazioni, tutto, prendete Tenebre Ossa, lo buttate nello schermo, diventa Shadow and Bone. Sei di Corvi è un po' meno fedele perché loro hanno inserito i corvi già in questo primo adattamento di Shadow and Bone, secondo me per poter creare un collegamento con quella che sarà poi la serie effettiva di Sei di Corvi e Il Regno Corrotto, che vedremo in una seconda e probabilmente terza serie di Shadow and Bone. E devo dire che però li hanno introdotti molto bene, perché sono molto 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 fedeli ai libri, nonostante la storia, più che la storia, la missione sia diversa, perché non è la missione che i corvi devono adempiere in Sei di Corvi, sono rimaste tante cose uguali, ci sono persino pezzi di dialoghi identici trasportati nell'adattamento di Shadow and Bone. Quindi è una cosa che ho apprezzato davvero tanto, ed è il motivo per cui vi dico che seppur la missione sia diversa, leggere Sei di Corvi non fa male, perché ci sono tante dinamiche che in realtà restano quelle, restano le stesse, sia di relazioni tra i personaggi, sia proprio di cose che fanno i corvi per arrivare alla missione. Cioè la missione cambia, ma come loro ci arrivano cambia in alcune cose e resta uguale in altre. Quindi io vi consiglio assolutamente di leggerli entrambi, e lo dico, consiglio di leggere anche Assedio e Tempesta, perché c'è una parte negli ultimi episodi che non fa più parte di Tenebre Ossa ma di Assedio e Tempesta. Quindi in sintesi, per vedere la serie di Shadow and Bone vi consiglio di leggere Tenebre Ossa e Assedio e Tempesta della prima trilogia, e poi Sei di Corvi della seconda trilogia. A questo punto io in genere consiglio di leggere tutti e tre i libri della Grisha, perché non ha senso leggere Tenebre Ossa, Assedio e Tempesta, stopparsi a leggere Sei di Corvi e poi continuare, quindi leggere Tenebre Ossa, Assedio e Tempesta, Rovina e Ascesa, poi Sei di Corvi, magari fermarsi, guardare la serie TV e poi leggere Il Regno Corrotto, oppure leggerli tutti insieme. Questa poi è una scelta che sta a voi, io vi ho semplicemente spiegato quali sono i vari metodi che potete utilizzare per leggere questi libri prima di vedere la serie TV. L'ultimo libro di Leigh Bardugo, che è completamente slegato dalla Grisha Trilogy, è La Nona Casa. Essendo appunto slegato, potete leggerlo quando volete, prima, dopo, in mezzo, insomma come più preferite. Il libro è postumo la Grisha Trilogy, quindi diciamo che se lo leggete dopo Il Regno Corrotto vedrete sicuramente una differenza di stile dai primi libri, mentre se lo leggete prima questo vi sembrerà wow, e poi magari Tenebre Ossa cadete nello stesso tranello che vi dicevo prima, che non sarà poi così entusiasmante, ecco. Però comunque è un libro che sta a sé, non è singolo, devono uscire dei seguiti anche se non sappiamo ancora nulla, però comunque sta a sé, quindi potete leggerlo quando preferite. Diciamo una cosa veloce sui libri in inglese, in realtà devo darvi solo due libri, che sono due libri che vanno letti dopo Il Regno Corrotto. Ve li metto qui, parlo di King of Scars e non mi ricordo come si chiama l'altro. Ve lo metto qui, vi metto il titolo sotto. Non sono ancora usciti in italiano, ma devono uscire, quindi non disperate. Sono due libri che trattano di Nikolai, un personaggio che inizierete a conoscere tra Assedio e Tempesta e Rovina e Ascesa, e che poi vi ritroverete in King of Scars, che un paio di volte viene nominato anche in Sei di Corvi. Vi ritroverete in King of Scars, che però l'autrice ha scritto dopo Il Regno Corrotto, quindi io vi consiglio di andare in ordine di pubblicazione, un po' come la Claire fondamentalmente, e leggerli dopo Il Regno Corrotto. Bene ragazzi, abbiamo finito. Se volete vedere qualche altra guida, io vi lascio la playlist qui sopra, dove c'è la guida, se non sbaglio ho fatto la guida alla Armentrout, la guida alla Mass, non mi sembra di aver fatto la guida alla Claire, però era una cosa che volevo fare, quindi se può interessarvi fatemelo sapere e ve la farò. Non so perché ho indicato l'info box, ma ok. Detto questo, spero di esservi stata utile, se avete altre domande di qualsiasi tipo fatemele sapere giù nei commenti. Detto questo, io vi do
un bacione, vi ricordo di mettere un pollice in su, se il video vi è piaciuto commentate qui sotto, condividete questo video con tutti i vostri parenti, cugini, amici, cani, gatti, topi, elefanti, coccodrilli e anche l'aquila reale, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche dei miei nuovi video, noi ci vediamo al prossimo video, bye!